Pie sedute per i Black Devils che hanno ripreso la preparazione in vista della prossima stagione di Superlega. Lavoro differenziato per Roberto Russo. Nel gruppo si allena anche l'ex schiacciatore bianconero Filippo Lanza. Vediamo. Prosegue la preparazione dei Black Devils che sono già arrivati a Perugia, svincolati dagli impegni con le rispettive nazionali e hanno ripreso l'attività fisica in vista della prossima stagione di Superlega. Doppie sedute predisposte da coach Nicola Gerbic e dallo staff tecnico in questa prima fase. La mattina potenziamento fisico in sala pesi e il pomeriggio lavoro sulla sabbia, sui campi da beach volley di San Feliciano. Lavoro differenziato per il centrale Roberto Russo, che sta seguendo un programma di recupero dall'infortunio al tendine d'Achille subito quest'estate nel corso di uno dei collegiali che avrebbe preceduto le Olimpiadi di Tokyo. L'allenatore bianconero e il suo staff tecnico ed atletico hanno impostato il lavoro durante questa fase molto importante e delicata, puntando sul lavoro individuale, ma soprattutto, come ha detto lui stesso ai nostri microfoni, cercando in questa fase di imprimere ai ragazzi la propria filosofia e il proprio metodo di lavoro. Le sedute in questi giorni sono prettamente fisiche e finalizzate a creare la base con chi c'è a Perugia, prepararli al meglio sotto l'aspetto fisico in questa prima settimana di preparazione per poter poi iniziare a spingere e mettere benzina per tutta la stagione. E dalla prossima settimana, con l'arrivo di altri elementi della rosa, si comincerà anche con il lavoro tecnico. Si allena con i tre Black Devils anche l'ex schiacciatore della SIR Filippo Lanza, che in accordo con la società sta seguendo la sua preparazione fisica qui a Perugia. E torneremo anche domani a fare le nostre incursioni sui campi di sabbia di San Feliciano. Realizzeremo alcune interviste in esclusiva che vi proporremo nel corso delle prossime edizioni. Per questa edizione del nostro telegiornale è tutto. L'appuntamento con l'informazione torna alle 19. Arrivederci. Oggi il grido d'allarme di tutte le squadre di pallavolo di Serie A dopo la decisione di riaprire i palazzetti soltanto al 35% del pubblico. Una campagna alla quale ha aderito anche la SIR Perugia. Sentiamo Alessio Romanelli. Ebbene, si sappia che un taglio degli incassi tra biglietteria ed abbonamenti pari al 65% implica di fatto la fine della pallavolo a Perugia e altrove, così come l'abbiamo conosciuta. Anche la SIR Safety Conad Perugia pubblica sul proprio sito una nota diffusa in contemporanea da tutte le società di Superlega e Serie A maschile e femminile, in cui si esprime totale disaccordo sul limite del 35% di pubblico negli spalti durante le partite della prossima stagione, imposto per le norme contro il Covid. Nella nota le società di volley evidenziano che con il procedere della campagna vaccinale e con l'introduzione delle Green Pass non si comprende perché non si possa tornare ad una partecipazione normale. È soprattutto l'impatto economico quello su cui le società puntano l'attenzione. Facendo un confronto con altri sport, i club sottolineano che il calcio muove il PIL, il volley e gli altri sport forse no. Ma siamo certi, ci si chiede, che desertificare queste discipline sia la strada giusta per la gognata ripartenza. E ora ci spostiamo sul campo di beach volley di San Feliciano, dove la SIR Perugia sta svolgendo gli allenamenti sulla sabbia. Doppie sedute per i Black Devils per questa prima settimana dopo la ripresa degli allenamenti. I Black Devils stanno svolgendo in realtà lavoro differenziato con Roberto Russo, che prosegue il suo recupero dopo l'infortunio al tendine d'Achille che ha rimediato nel corso del collegiale olimpico, dunque lavora a parte, mentre gli altri tre Black Devils, dunque il regista Dragan Travizza, il centrale Stefano Mengozzi e anche Kamil Rikliski, si allenano con doppie sedute. Si comincia la mattina in sala pesi e poi nel pomeriggio ci si sposta sui campi da beach di San Feliciano, come vedete nelle immagini realizzate proprio pochi istanti fa.
Il tecnico Nicola Gerbic guida il lavoro, si respira energia nuova, entusiasmo, positività, tutti vogliosi di fare bene. Come ha detto anche ai nostri microfoni il tecnico Nicola Gerbic, vede una grande voglia di ricominciare nei ragazzi, ai quali soprattutto in questi primi giorni cerca di impartire e spiegare il proprio metodo di gioco, come proprio stiamo vedendo in questo momento. Gerbic e lo staff tecnico e atletico hanno naturalmente già impostato il lavoro durante questa fase molto importante e delicata, anche in considerazione delle tante assenze giustificate per defezioni nella prima parte della preparazione. Diversi giocatori sono infatti impegnati con le varie nazionali. Probabilmente, ha detto il tecnico, riuscirà ad avere la squadra al completo forse per gli ultimi 10 giorni, dunque il lavoro dovrà essere sviluppato strada facendo. Adesso si lavora per creare la base con chi c'è a Perugia e prepararsi al meglio sotto l'aspetto fisico in questa prima settimana di preparazione per poter poi iniziare a spingere bene e mettere benzina per tutta la stagione. Dalla prossima settimana è previsto anche l'arrivo di altri atleti nella rosa e da lì si comincerà anche con il lavoro tecnico. Come vedete nelle immagini realizzate appunto nel pomeriggio di oggi stesso, si allena con il gruppo anche un ex Block Devils, l'ex schiacciatore bianco-nero Filippo Lanza, che in accordo con la società sta svolgendo la propria preparazione fisica insieme agli altri Block Devils. E nel corso delle prossime edizioni del nostro TG Sport altri aggiornamenti dalla Pala Barton ma anche dai campi di San Feliciano, con ancora delle interviste in esclusiva che la nostra redazione sportiva realizzerà con i Block Devils. Dunque restate sintonizzati per questa edizione del telegiornale dell'Umbria. È tutto, grazie a tutti voi per averci seguito.